100 metri ancora allo stacco della macchina. Quasi tutti abbastanza bene a rete, quelli della prima fila, un'incertezza breve per loro, ok, macchina che stacca, partiti. In vantaggio Option Rock che controlla l'errore però di Option Rock dopo 80 metri e così Olympia Pan può cercare di sfilare, ma l'esterno è più veloce. Ophelia B che conquista il comando, 13.4 i 200, la squalifica anche per Udride i Veltri e così dopo 400 metri sposta all'esterno Only Kronos e si porta. Ma anche Only Kronos ha l'incertezza e sbotta di galoppo sul finire della piegata, corsa ad eliminazione con Ophelia B in vantaggio, attacca dopo 600 metri Ocean Dancer che passa a condurre, terza posizione per Olympia Pan, mentre il gruppo si è praticamente dimezzato dopo 600 metri di gara. I 600 in 44.1, intanto il mezzo miglio con la nuova leader Ocean Dancer che guida in 59.9 per i primi 800, seconda posizione per Ophelia B, in terza c'è Olympia Pan, mentre non riescono a risalire all'esterno per il momento le altre concorrenti, il chilometro se ne va in 1.14.6, all'esterno c'è anche Ornella Trio che segue le mosse di Olona Ok, che però cala a 500 dall'arrivo, lo scatto invece di Ornella Trio. Ornella Trio avanza a 400 dalla conclusione, quando però accelera ancora Ocean Dancer, guadagna terreno comunque Ornella Trio a 300 dalla conclusione, cerca di gettarsi in caccia della fuggitiva Ocean Dancer, 200 al palo, con Ocean Dancer che imbocca chiaramente al comando la retta d'arrivo, finisce comunque molto forte a centro pista. Il numero 12 di Orleano M che sul palo passa e chiude nei confronti di Ocean Dancer, al terzo ritorna Olympia Pan a battere Ornella Trio in calo nelle fasi conclusive, mentre il quinto dovrebbe forse essere appannaggio di Olgiata che raggiunge Ophelia B 1.58.9 con il successo a sorpresa per Orleano M, quota addirittura di 240, è l'estremo outsider del campo, Orleano M, Giuseppe Lombardo Junior, un vero e proprio numero, viene a vincere in una corsa comunque costellata da errori.